vicini e lontani. Conoscete la storia della crepe saucette o della salsa maionese o della pasta bise? Sono tutte ricette famose che hanno preso il nome del loro inventore. Così anche questa mia ricetta si diventerà famosa, prenderà il mio nome, si chiamerà la salsa geppetto. Anyway, perisito tu. Quello che serve è solo una confezione di ravioli e un caco. E adesso il bello di questo piatto è che preparazione solo 3 minuti, pensate. E adesso facciamo partire con l'olio e vi faccio vedere come si fa. Prima cosa, cuociamo i ravioli. Poi scaldiamo una casseruola. Faccio qui perché così potete vedere. E ci mettiamo dentro un po' di burro. E ci buttiamo dentro anche 2 cucchiai di salsa di passata di pomodoro. Ecco. Ok. A questo punto prendiamo il caco, vi faccio vedere. Ecco. Prendete solo la parte migliore, leviamo queste cose giallastre. Ecco. A questo punto lo dobbiamo schiacciare bene bene perché deve diventare una salsa. Prendiamo solo la parte bella. Ecco, facciamo così bene tipo salsa. Ok. Un po' di tempo. A questo punto cuociamo bene bene i ravioli. Deve essere senza acqua, bene bene, scolare bene bene bene. E li buttiamo qui. Poi mettiamo giù anche il caco. Un buon montante. Ok, 4 salti. Un po' di parmigiano. Ok, e poi anche un po' di panna. Si sta bene. Ok, qualcos'altro, nient'altro. Ecco qua. Per finire 2 o 3 fischietti di burro. Così. E il piatto è pronto, eccolo qua. E adesso, cari amici, non mi resta che salutarvi. E vi saluto con il mio motto che è fantasia in cucina. Ciao a tutti!